Va bene, io continuo a utilizzarla, a fine video vi dirò un po' come mi sono trovato. Cercherò di fare, anzi no, farò tutto il montaggio. Marco, 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 Marco. Io ho messo la prima Meno male che non c'era un muro. L'albero. Io ho messo la prima. Allora, stiamo testando a caso V50X montata sul casco col suo case protettivo, con lo sportellino però aperto, non waterproof, e stiamo facendo un po' di fuoristrada. E Stefano, tutto ok? Sì, facciamo le cose a caso. Esatto, l'audio che sentite è diretto, così, senza microfono, che l'ha a caso ha come accessorio un microfono col cavetto che si trova sullo store e si può mettere nel casco. L'audio che state sentendo invece viene preso direttamente dall'interno del suo case protettivo. Spero che qualche cosa si riesca a sentire, però almeno avete un feedback diretto su come si sente. Adesso facciamo un po' questo percorso e continuiamo il nostro giro. Allora, volevo farvi vedere come l'ho montata. Ho sfruttato la staffetta che avevo già, ovviamente abbiamo capito, della GoPro, è inutile che faccio finta di non dirlo, di tenerlo nascosto. Ho sfruttato la staffetta GoPro per non attaccare le sue originali e funziona bene. Un piccolo difetto, ma colpa perché la staffetta è compatibile ma non è la sua, ovviamente, anche se stretto a morte, se prendiamo una botta si muove un pochettino. Questo qua è il polline di oggi. Allora, vediamo, è da questa mattina che lo sto usando, voglio vedere un attimino la batteria come sta. Ok, la batteria è al 50%, ho ancora 2 ore e 35 di registrazione, tutto in 4K con lo stabilizzatore attivo, che ce lo indica qua sul display, stabilizzatore attivo. E 4K a 30 frame per secondo, microfono della telecamera interno quindi attivato, batteria, e come vedete c'è il case protettivo subacqueo ma con lo sportellino aperto, quindi sicuramente per migliorare l'audio. Un'altra cosa molto carina è che adesso la tiriamo fuori così si vede meglio. Possiamo scegliere lo zoom, cliccando possiamo scegliere lo zoom. Adesso sta 1,6,8, 2x, e iniziare la registrazione col 2x, oppure ovviamente come la uso io, zoom 0 messo nel grandangolo,
è ricca di impostazioni. Ci siamo fermati a questa stazione di servizio a mangiarci la pizzetta e abbiamo delle impostazioni rapide, dimensioni del video, anti-shake. Se vogliamo trovare un altro difetto, la traduzione in italiano non è proprio il massimo. Questo vicino in realtà significa off e aperto significa on, però diciamo che una volta capita, qua possiamo selezionare il microfono, andiamo da un microfono incassato o esterno proprio da traduzione e via discorrendo. Ci sono varie impostazioni, anche cliccando questa rotellina si aprono altre impostazioni, le impostazioni dell'audio per il vento, il grandangolo, toglierlo, metterlo, possiamo registrare già in bianco e nero, insomma abbiamo veramente tante impostazioni, impostazione notturna, impostazione subacquea, abbiamo veramente di tutto, non sto qui a elencarvele tutte perché sennò facciamo un video sulle impostazioni. È molto leggera, veramente molto leggera. Se montata a sbalzo qua sopra, le altre telecamere un po' più pesanti si sentono. Questa devo dire che è molto leggera. Ha una cosa molto interessante che ho utilizzato parecchio, ha la vite, la classica vite delle fotocamere già installata sulla telecamerina, quindi se la condizione è ottimale non c'è il rischio, ovviamente non in enduro, di prendere rami, terra, acqua, quindi non c'è il rischio di rovinarla, la possiamo montare direttamente libera, senza nulla. Adesso io le cambio la posizione, da qua sopra la voglio montare qua. E l'impostazione di registrazione, al contrario, è manuale, non è automatica come telecamere magari più evolute, ma in realtà molto più costose. Perché ora, adesso, mentre sto registrando con voi, col codice sconto, col link in descrizione, sta 90€, 99€, poi anche loro stessi mettono degli sconti, cioè 99€ abbiamo una telecamera pronta all'uso, già con i suoi accessori, già da poterla utilizzare, montare, moto, bici, in mano, ci dovrebbero essere delle fasce, c'è l'elastico, ma sicuramente avrete visto, perché mi seguite su Instagram, immagino, l'unboxing, dove faccio vedere tutti gli accessori di serie che ci danno, più un kit di accessori aggiuntivo che troviamo nel sito. Ci sono vari kit, dalle 20 alle 30 euro di kit, con una miriade di accessori in base alla disciplina che vogliamo fare o per dove dobbiamo utilizzarla. Va bene, io continuo a utilizzarla, a fine video vi dirò un po' come mi sono trovato. Cercherò di fare, anzi no, farò tutto il montaggio senza un editing, cioè prenderò i video direttamente, li trasferisco direttamente senza fare nulla, farò ovviamente dei tagli, ma il video è quello originale preso dalla telecamera senza post editing, senza miglioramenti né audio né video. O color correction. O color correction, proprio per farvi vedere così da originale. Plug and play, la montiamo, la utilizziamo e ci carichiamo i nostri video. Stefano, grande compagno d'avventura, e continuiamo il nostro giro. Siamo a Otranto, è scoppiata la giornata, un gran caldo, continuiamo il giro. Allora, da questo bel paesaggio, di là abbiamo i laghi Alimini, però c'è la vegetazione, non la vediamo, voglio parlare di un piccolo difetto di questa action cam,
e se la utilizziamo senza vederla, l'avvisatore acustico è molto basso, quindi ci deve essere assoluto silenzio per capire se è accesa o se è spenta o se è start o se è in pausa. Ma un altro problema è che non ha un led avanti, quindi a volte mi capita in moto di dimenticarmi se è accesa o spenta, faccio così, la guardo un attimo e vedo o il display o il led se sta lampeggiando, quindi mi regolo. L'avvisatore acustico è molto basso, quindi ci deve essere assoluto silenzio, ma anche in questo caso se la sentiamo ma ci siamo dimenticati, l'avvisatore acustico fa sempre lo stesso rumore, quindi fa solo un beep, non fa dei beep differenziati per dire ok sto registrando, ok sono in pausa, oppure mi sto spegnendo, mi sto avviando. È un unico beep, tranne quello di avvio che c'è una specie di suonerina, di suoneria, ma comunque bassissima, quindi non si sente. Ovviamente questo quando non abbiamo la possibilità di vederla, quando andiamo un po' in automatico. Però, ripeto, per quello che costa fa egregiamente il suo lavoro, anzi direi che una telecamera a questo prezzo a 4K sul mercato ci sono dei prezzi assurdi per chi non gli interessa avere il massimo del massimo, ma soltanto per avere il ricordo dell'uscita, della vacanza, va più che bene. Stefano sta cambiando le batterie invece della sua action cam con battery pack a seguito, bravo. Hai visto? Sì, così si ricarica le altre quando non durano nulla le batterie. Sai che invece queste batterie, vabbè, adesso sono nuove, però io c'ho la batteria originale, vi ho messo questa mattina, da questa mattina ho cambiato tre volte. Ovviamente quando le batterie sono nuove durano molto, però comunque sta durando parecchie ore, devo dire. Ci siamo? Sì. Allora, questa discesa che non è particolarmente difficile, è un po' ripida, un po' smossa, ma facciamola bene con la tecnica. Voglio che la facciamo lenta lenta, non troppo indietro, non troppo avanti, ti regoli strada facendo come spostarti sui pesi. Vado avanti io? Bravo, vai avanti tu, usa l'anteriore per frenare, se sei posizionato bene avrai un buon grip sull'anteriore, la sentirai saldo e sentirai anche la direzione che gli vuoi dare, e il posteriore per bilanciare, vai! La marcia non ha senso, no? La marcia mettiamo la prima, però vorrei che tu la facessi non in abbrivo, non slanciato, quindi frizione tirata, fallo molto lentamente, perché sennò ti spinge la marcia, non voglio che lo fai lanciato col freno motore, voglio che lo fai tecnico. Ok, bravo, tecnico, bravo. Se riesci rallenta, adesso che hai preso velocità, se riesci rallenta, se serve avvicini il sedere al posteriore, alla sella posteriore. Ok, proprio la gestione della discesa che può capitare, anzi capiterà quando andremo sul collo del Sommelier, delle discese contornanti molto smossi. Rientrati da questa giornata di enduro, una giornata un po' più di allenamento quest'oggi, dove ho appunto approfittato della giornata per provare a caso. Da qui l'ho trasferita qui e allora subito le prime impressioni su questa action cam. Mi ha colpito la leggerezza, l'ho già detto prima, che non è da sottovalutare quando la montiamo sul casco, perché già i nostri caschi iniziano a essere anche loro pieni di accessori, vuoi qualche staffetta, vuoi l'interfono e l'action cam, magari abbiamo anche una tripla calotta come in questo caso, quindi il casco è un pochettino più grosso, quindi aumenta un pochettino di peso, alcuni caschi hanno il visierino interno parasole, quindi i caschi, per quanto possono essere leggeri, si riempiono di accessori. Quindi trovare un'action cam leggera è, secondo me, è una cosa buona. E mi ha colpito subito.
In più l'ho montata con il suo case perché la versione V50X, così come la vedete adesso, non è waterproof. Vediamo che qua ha gli slot per HDMI, USB e micro SD aperti. Lo scomparto per la batteria non è stagno, non ha guarnizioni, di conseguenza neanche microfoni e così via discorrendo. Quindi non è waterproof, ha bisogno per forza del case se dobbiamo proteggerla da impurità, polvere o acqua. Io l'ho anche utilizzata in bicicletta così, senza nulla, ho postato qualche video sugli altri social, un video verticale dove si vede, in realtà dove faccio vedere l'utilizzo della fotocamera, di questa action cam, ma ce l'avevo in mano, così la conservavo in tasca. Quindi si è un po' sporcata. In moto ho preferito utilizzarla con il suo case in dotazione nella confezione originale. Il prezzo è quello che fa la forza di questa V50X, perché appunto ad ora il prezzo è veramente molto basso, poi con lo sconto dedicato insomma si riesce a portarsi a casa una action cam 4K, funzioni wifi, c'è la possibilità di collegare il microfonino, una miriade di accessori, ha subito pronto il filetto per poterlo montare su un cavalletto, ci sono tutti gli accessori nella scatola per poterlo fare, e c'è poco da dire, perché quando una cosa è semplice e funzionale ed è fatta per quello che deve fare senza tanti fronzoli, c'è poco da dire. Ha uno zoom integrato, cosa che altre action cam non hanno. La batteria è ancora carica. In tutta la giornata ho utilizzato una sola batteria, in dotazione ce n'è un'altra, ci danno due batterie, adesso ovviamente la batteria mi risulta scarica, non so se si riesce a vedere. In alto a destra è rosso, se io provo a schiacciare il tasto per il wifi, ecco vedete, mi esce, devo fare così forse, ok. La batteria scarica, senza batteria non mi fa, ecco si è spenta per la prima volta, si è spenta a causa della batteria. Una giornata completa di utilizzo in fuoristrada e ci sta, avrei l'altra batteria da utilizzare. Allora, a chi la consiglio? A chi non ha bisogno di una super fotocamera per creare contenuti magari monetizzati, post editing particolari, insomma a chi non deve lavorare con un action cam, ma a chi vuole godersi i ricordi delle proprie attività, qualsiasi esse siano, con un action cam low cost. Questo è veramente un action cam che costa poco rispetto alle concorrenti e rispetto anche magari action cam ancora più economiche di queste, però effettivamente valgono molto poco. Io l'ho utilizzata un po' in tutte le condizioni, anche oggi non è una giornata, devo dire, particolarmente soleggiata, e c'è stato un po' di pioggerellina questa mattina, insomma si comporta bene. Giudicate voi in base a quello che vedete e che avete visto in questo video. Come ho già detto, non ci sono color correction, non c'è nulla, il microfono non è di alta qualità, il microfono interno non è di alta qualità, è quello che è. Però quando questa sera con gli amici andrò a riguardarmi i video di questa action cam, so già che ci faremo un sacco di risate come sempre, e ho un bel ricordo e soprattutto a portata di tasca. Va bene ragazzi, grazie per essere arrivati fino a qui. Come al solito, se il video vi è piaciuto sapete cosa fare, schiacciate iscriviti, per me è molto importante. Nei commenti fatemi le domande, io cerco di rispondere a quello che so, ma come sempre vi dico andate a vedere il link dove ci sono tutte le specifiche tecniche di questa
action cam. E ci sono un po' di appuntamenti in giro per l'Italia, quindi se siete interessati, sapete come contattarmi, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Non ho detto gas brillante, mi sgridano dalla regia, mi sgridano gas brillante. Mentre stavo passeggiando col cane mi è venuto in mente un utilizzo simpatico di questa action cam, visto che ha la funzione loop, cioè che registra su se stessa e continua a registrare in loop, possiamo utilizzarla come dash cam, la possiamo montare o sotto corrente tramite la sua USB o semplicemente un po' come la utilizziamo noi. Quando facciamo le nostre escursioni utilizzerei sempre un action cam principale, magari quella sul casco, ma questa attaccata alla moto, fissa, sempre accesa, che ci salva quei momenti salienti, quei momenti divertenti che ci capitano nelle nostre avventure. Insomma, chi ci conosce sa che in moto andiamo per divertirci, per fare fuoristrada, per, insomma, al di là dell'aspetto professionale. Ci piace anche allenarci, ma divertirci soprattutto con le moto in condizioni di tutta sicurezza. E avere un action cam come questa, che ci può registrare in loop di continuo, può essere una cosa molto simpatica. Magari non la lasciamo in 4K, la mettiamo a 1080 e abbiamo sempre una seconda registrazione pronta all'uso. E con questo chiudo.